Benvenuti in Pokémon News speciale Legends Arceus. Prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi al canale per supportare al massimo questo lavoro. Non vi costa niente e so che possiamo crescere molto velocemente in questo modo, quindi iscrivetevi e partiamo con il video. Finalmente il periodo più bello dell'anno, o uno dei periodi più belli dell'anno, è tornato e siamo di nuovo qui a parlare di leak Pokémon. Esattamente perché non parliamo di semplici leak, ma di cose come l'intero Pokédex leakato, le forme Hisui, le forme evolutive di Pokémon che non le avevano e altre cose di questo tipo. Molte persone nei prossimi giorni, se non letteralmente oggi stesso, dovrebbero avere finalmente la loro copia in anticipo di Pokémon Legend Arceus. Quindi molto probabilmente vedremo delle immagini o addirittura dei gameplay emergere sul web molto rapidamente in questi giorni. Abbiamo già visto alcune immagini, ma non erano propriamente reali, quindi partiamo con esattamente una specie di miniserie nella serie dei leak in cui andremo a parlare dei leak falsi e di come riconoscerli. Uno di questi giorni, infatti, sono state leakate alcune immagini del gameplay che parlavano di alcuni dialoghi con una forma di Arceus bianco strana, oppure un collegamento con Spada che sbloccava l'evento di Shane, ma sono state praticamente dichiarate false letteralmente nel corso di un'ora. Quindi l'importante è prendere sempre con le dovute precauzioni la veridicità di un leak. Stessa cosa possiamo dirla delle due diverse difficoltà che erano leakate in rete l'altro giorno, ma che sono state dichiarate al 99.9% false, quindi alla fine non credo l'avremo. O anche un'altra immagine, per esempio, di cui non si sa ancora il 100% se è fake o se è reale, a differenza di, per esempio, questa, che è leakata ieri e letteralmente nell'arco di minuti è stata dichiarata falsa. Ma abbiamo anche cose reali, come i tipi di tutti i Pokémon nuovi, compresi gli starter, già leakati dal centro Leaks, o ancora la presenza di un 905esimo Pokémon completamente nuovo e mai visto, di cui ancora nessuno aveva mai parlato e che probabilmente vedremo in questo nuovo titolo Pokémon. Potrebbe essere una forma di Arceus, una forma di Dialga e Palkia uniti, non si sa per certo e non potremo saperlo fino a quando non verrà leakato o non uscirà il gioco effettivo. Diciamo che questo primo episodio di questa serie era un episodio introduttivo, sicuramente da oggi in poi vedremo sempre più leak, sempre più affidabili, quindi tenete d'occhio il canale e iscrivetevi, mi raccomando. Noi ci salutiamo con l'augurio di Bullguy, che ci rassicura dell'arrivo di tantissimi nuovi leak a partire da oggi stesso.